Diaz è quello giocatore. Sbaglia la pivola. È il giocatore dell'Inter. Campasso. Campasso. Stai imparando l'italiano. Enrico è simpatico della sottanta punta che non sai dire. Era la sfida, insomma. E mi accompagnerà nella lettura Cesare De Gaetano alla chitarra. Grazie. Per fare un applauso calorosissimo. Partiamo. La casa dei pesci matti. Io sono Nicola, vivo in manicomio, ricordo la mia vita passata. Io sono nato negli anni 60, i favolosi anni 60. Tutti volevano nascere negli anni 60, ma purtroppo qualcuno è nato prima e si vergogna di essere nato negli anni 50, con tutti quei poveri morti di fame che non c'avevano niente da comprare nei negozi, che li vediamo vestiti da poveri, ancora oggi, nei film in bianco e nero, sulle reti televisive private. In quel tempo, anche i ricchi si vestivano con certi vestiti che adesso se li comprano gli emigranti albanesi che arrivano in Italia in canotto. A quel tempo tutti ci avevano paura della guerra che era appena finita. A quel tempo ci stava solo uno in tutto il palazzo che ci aveva la televisione. E tutti andavano a casa sua e gli impestavano il salotto buono con la loro invidia. Tutti volevano nascere negli anni 60, ma qualcun altro non ha fatto in tempo. È nato dopo e ancora si rosica per essere arrivato in ritardo. È nato negli anni di piombo, con la gente che moriva per strada come in mezzo alla guerra. Solo negli anni 60 la guerra è una cosa lontana che non ci pensava nessuno. Tutti volevano nascere negli anni 60, ma nella vita tutto si può cambiare, tranne la data di nascita. Negli anni 50 la gente non faceva niente di interessante. L'unica cosa buona degli anni 50 era la certezza che presto sarebbero arrivati gli anni 60. Poi arrivò l'anno 1959 e tutti strinsero i denti ancora per qualche giorno, perché ci mancava poco alla fine di quegli anni insipidi. Nell'estate del 1959 la gente manco andò al mare,
si vergognavano per i costumi vecchi e ridicoli che portavano addosso. Qualcuno ci andava e si faceva il bagno nell'acqua che non sapeva di niente. Non aveva il sapore di sale, il sapore del mare che avrebbe avuto negli anni 60. Era un'acqua sciata, era insipida, come tutti gli anni 50. A Natale del 1959 la gente era tutta drogata di curiosità per i favolosi anni che stavano per cominciare e si scordarono tutti di festeggiare. Non comprarono il panettone, il pandoro, lo spumante e neanche il torrone. Andarono a letto presto. Manco avevano fatto il presepio. Qualcuno aveva messo una capanna col velutello e fra tutti i pupazzi ci stavano solo i re magi. Perché loro erano in viaggio per arrivare insieme all'anno nuovo. I re magi, nel presepio del 1959, erano già i re magi degli anni 60. Ma il bambinello non ce l'ha messo nessuno. In quell'anno a Gesù Bambino non gli andava di nascere. E invece nel Natale del 1960 era talmente contento che è nato tre volte. Poi è arrivato il 31 dicembre. E in tutto il mondo la gente aspettava l'inizio dei favolosi anni 60. Appena suonò mezzanotte ci stavano i miracoli a raffica. A uno pelato gli sono cresciuti i capelli da hippie. Alle vecchie con la crocchia in testa e le ciocce ai piedi gli vennero i cuccoli biondi come Marilyn Monroe. E sotto i piedi callosi gli crescevano i tacchi a spillo come piante rampicanti. Pure le ragazze culone che strusciavano il culo sui muri per non farlo vedere, che era sproporzionato come quello delle mondine degli anni 50, anche a loro divenne un culo perfetto, un culo incarnato nella minigonna degli anni 60. E sulle gambe non c'avevano i peli, niente, manco il segno del pelo tagliato con la lametta. Erano gambe lisce, perfette. Il 31 dicembre del 1959 tutti aspettavano l'arrivo dei favolosi anni 60. Quella volta mia nonna andò a letto alle 8, come tutte le sere. Mia nonna schifava gli anni 60, schifava anche gli anni 50 e gli anni 40. Aveva schifato la guerra e il fascismo, i tedeschi e anche gli americani. L'unica cosa che non schifava erano le galline. Mia nonna era vestita da vecchia, col zinale da vecchia e l'alito puzzolente. E quando faceva i rotti non erano i rotti di Coca-Cola e Pepsi-Cola. Rotti che sapevano di ovo fresco. Lei camminava scalza pure nel gallinaro, non cantava le canzoni degli anni 60, lei parlava con la gallina e a quella gli faceva drizzare il collo. Mia nonna gli metteva una mano sotto il culo e la gallina sgravava l'uovo. Mia nonna gli faceva un buco con l'unghia lunga del mignolo e se lo beveva. Diceva che è fresco sto ovo. C'è ancora la puzza del culo della gallina. Negli anni 60, tutte le mattine, mia nonna mi portava a scuola. Ma il lunedì si infilava le calze grosse della farmacia e si metteva le scarpe. Il lunedì mi accompagnava fino dentro la classe. Io andavo all'ultimo banco e lei si avvicinava alla signora maestra e gli chiedeva: come va questo figliolo? E la maestra gli rispondeva che va male il figliolo. Io l'ho messo all'ultimo banco così non disturba. L'ho messo da solo, se no mi rovina anche gli altri. Viene a scuola solo per scaldare il banco. È debole in matematica, è debole in geografia, è debole di cervello. È il peggiore di tutta la classe. È la pecora nera. E mi sa che quest'anno lo boccio. Che se ripete l'anno, forse impara qualcosa. Allora, mia nonna tirava fuori dal zinale l'uovo fresco e
faceva un buco con l'unghia lunga del mignolo e lo dava alla signora maestra.